Buongiorno a tutti, benvenuti alla lezione odierna. Oggi tratteremo il bando di gara. C'è stato un cambio, non nel programma che resta inalterato, ma nei relatori. Purtroppo l'avvocato Viviani e l'avvocato Fabiano, che originariamente avevano dato la disponibilità, hanno avuto un imprevisto e quindi ci siamo dati da fare per sostituirli, speriamo degnamente oggi, però il programma resterà comunque quello che avevamo annunciato. Quindi oggi parleremo in generale del bando. Naturalmente la nostra esposizione avrà ad oggetto soprattutto gli aspetti giuridici, quindi non ci soffermeremo sugli aspetti tecnici di preparazione del bando. Ripercorreremo, almeno per quanto mi riguarda, diciamo, le tematiche più importanti che riguardano la natura del bando, il percorso storico in cui il bando ha svolto e continua a svolgere un ruolo centrale all'interno della materia dei contratti pubblici. Poi il collega Fazio affronterà, diciamo, gli aspetti giurisprudenziali e quindi come la giurisprudenza ha inquadrato il bando, quali sono gli aspetti che sotto un certo profilo sono all'attenzione degli operatori, perché la giurisprudenza ha evidenziato, diciamo, alcune particolarità e alcune interpretazioni rispetto al bando che naturalmente ci servono per avere un po' i punti di riferimento in cui muoversi. L'avvocato Cavalieri infine tratterà della patologia del bando e quindi quelle situazioni in cui effettivamente ci troviamo di fronte ad un'invalidità del bando di gara e quindi a questo punto come la giurisprudenza ha interpretato questa invalidità e come sono state effettivamente poi definite dai giudizi in seno agli organi di giurisdizione, quindi tribunali amministrativi e il Consiglio di Stato. Questa è la nostra giornata in breve. Però, come sapete, il corso di quest'anno ha una particolarità. Avete già avuto modo di darci il vostro prezioso contributo nel corso delle precedenti lezioni. Questo è un corso dialogante, o almeno noi lo intendiamo così, nel senso che da parte nostra, da parte dell'Ateneo, c'è l'intenzione di darvi quelle indicazioni di carattere giuridico che possono essere preziose, ma noi naturalmente sappiamo che voi siete un pubblico particolare, un pubblico qualificato, siete degli operatori, professionisti, dipendenti delle pubbliche amministrazioni, dirigenti che tutti i giorni affrontano questi temi e quindi hanno naturalmente un'esperienza che per noi è molto preziosa. Ecco la ragione per cui abbiamo fatto in modo che questo corso fosse biunivoco. Cioè non ci siamo solo noi da questa parte che in qualche modo cerchiamo di darvi delle indicazioni sotto il profilo giuridico per poter operare, ma ci siete anche voi che siete molto preziosi sotto il profilo operativo e quindi quelle indicazioni che a noi mancano forse potete darcele voi, anzi senza forse sicuramente. Ecco perché, vi ricordate, abbiamo trattato abbiamo predisposto un elaborato, un titolo su cui voi avete indicato alcune delle criticità che sono state incontrate nel corso della vostra professione rispetto all'impianto del nuovo codice. Anche oggi ci sarà un breve momento in cui vi potrete anche sollevare dalla pesantezza della lezione e vi verrà consegnato un breve questionario nel quale vi chiediamo di esprimere naturalmente come ritenete, sia indicando i vostri riferimenti oppure non indicandoli, non c'è nessun problema sotto questo profilo perché a noi interessano le informazioni e quindi vi saranno formulate delle domande attraverso questo questionario e vi preghiamo di rispondere. Si tratta di poche domande e vi porteremo via solo una mezz'ora, questo lo faremo poi dopo la pausa in modo che magari si abbia anche la possibilità di avere un momento così di dopo la concentrazione della lezione, un momento in cui si può invece distendersi un attimo e ci aiuterete appunto con le vostre indicazioni che sono preziose. Quindi vi preannuncio che ci sarà questo momento del questionario subito dopo la pausa. Ecco, io procederei subito allora nella prima parte che a me tocca.
e ho preparato del materiale che poi sarà a vostra disposizione non appena sarà pronta la piattaforma. Non abbiate fretta, perché la stiamo predisponendo e vorremmo che nel momento in cui vi diamo la notizia che è pronta sia perlomeno fornita del materiale necessario, no? Quindi ci saranno le slide per chi le ha preparate come relatori, poi ci saranno le indicazioni di carattere normativo, il materiale utilizzato per la lezione, e poi vediamo se magari ci sarà la possibilità di inserire anche altre indicazioni che possono essere preziose per chi ha seguito il corso. Ecco, quindi anche ad esempio questo materiale che oggi mi servirà per illustrare la tematica che tratto sarà a vostra disposizione. Partiamo appunto con il bando. Ecco, il bando naturalmente è un'indicazione di carattere generale, non è che parlando del bando ci dimentichiamo degli avvisi, Parlando delle procedure aperte dimentichiamo le procedure ristrette. Sappiamo benissimo che il bando o gli avvisi hanno la stessa natura, cioè in buona sostanza si tratta di una modalità attraverso cui la pubblica amministrazione dà notizia che è sua intenzione giungere alla conclusione di un contratto che riguarda la materia degli appalti di fornitura, servizi e lavori. Questa è la dizione che conosciamo nel diritto europeo e che ha creato, per la verità, non poche difficoltà a noi giuristi per la sistemazione, perché noi gli appalti sotto il profilo civilistico li conosciamo come gli appalti di lavori. L'articolo 1665 ci dà diciamo la definizione dell'appalto, e l'appalto è naturalmente riferito all'appalto d'opera. Mentre invece nella definizione del diritto europeo per appalti in realtà si intendono i contratti, no? E quindi abbiamo a che fare con una disciplina che svaria sia dall'appalto d'opera per arrivare anche alla fornitura, quindi in realtà alla compravendita, e anche al contratto d'appalto che riguarda i servizi. Ma oggi sappiamo che il contratto comprende anche le concessioni, no? Quindi in sostanza abbiamo una definizione molto ampia per appalti nella disciplina europea, e naturalmente oggi la intendiamo secondo la definizione utilizzata nel diritto europeo. Quindi, come dicevo, l'appalto svolge questa funzione che è importantissima. Volevo subito però chiarire un aspetto importante. L'appalto è vero che riguarda la pubblica amministrazione, quindi l'appalto inteso come appalto di lavori pubblici, appalto di servizi pubblici, appalto che riguarda anche la fornitura con la pubblica amministrazione, quindi ha una componente, una valenza fortemente pubblicistica, no? Quindi non possiamo dimenticare questo aspetto fondamentale. Però dobbiamo anche ricordare sin da subito un altro aspetto fondamentale, che comunque il contratto d'appalto, no? Se conserva questa forte connotazione pubblicistica, sto parlando naturalmente del contratto concluso dalla pubblica amministrazione, ebbene resta comunque un contratto ad oggetto privato. Non si trasforma in un contratto ad oggetto pubblico. Il contratto ad oggetto pubblico è un'altra tipologia, e faccio specifico riferimento a quello disciplinato dall'articolo 11 della legge 241 del 1990, che voi ben conoscete, ossia gli atti sostitutivi o integrativi del provvedimento. Quelli sono contratti che hanno l'oggetto pubblico, mentre invece quando parliamo del codice dei contratti pubblici stiamo parlando di contratti ad oggetto privato. E la differenza fondamentale sta nel fatto che una volta che si chiude la disciplina pubblicistica con la fase genetica del rapporto, cambia anche la giurisdizione, nel senso che nella fase genetica la giurisdizione è attribuita al giudice amministrativo, come sapete invece nella fase esecutiva la giurisdizione passa al giudice ordinario, no? Quindi c'è una netta cesura nel momento in cui, conclusa la fase di procedura avviata con il bando di gara, si giunge alla stipulazione del contratto e poi alla successiva fase esecutiva. Questo cosa significa? Significa che naturalmente
mentre i contratti ad oggetto pubblico conservano tutta una disciplina in cui vi è una prevalenza della pubblica amministrazione con la possibilità del recesso, no? Pensate, l'articolo 11 prevede il recesso salvo indennizzo da parte della pubblica amministrazione ogni qualvolta vi sia una ragione di pubblico interesse. Negli appalti invece il recesso unilaterale, salvo le esplicite previsioni di legge, non è consentito. Siamo in una condizione paritetica, no? Quindi c'è questa fondamentale differenza. Nel contratto d'oggetto pubblico la pubblica amministrazione conserva il suo potere di supremazia. Nel contratto d'oggetto privato, come contratti d'appalto di cui stiamo trattando, naturalmente questa situazione di supremazia cessa nel momento in cui vi è la stipula del contratto e quindi l'esecuzione. Tanto è vero che si passa alla giurisdizione del giudice ordinario, come vi accennavo. Fatta questa breve introduzione, andiamo appunto al tema del bando, ossia, come vi dicevo, il bando ha questa funzione, ossia deve indicare la pubblica amministrazione le modalità attraverso cui intende contrattare. C'è sotto questo profilo, prima di parlare delle consultazioni di mercato, facciamo anche un breve accenno, diciamo, alle teorie giuridiche sul bando e quindi diciamo all'aspetto che ci interessa sotto il profilo sia privatistico sia pubblicistico. Ebbene, sotto il profilo privatistico il bando viene individuato come una proposta ad offrire, non tanto come diciamo una promessa ai sensi dell'articolo 1337 del codice civile, perché in realtà il bando non contiene tutti i termini contrattuali per la sua conclusione, no? Il bando contiene tutte le indicazioni che sono previste dalla legge, ma è un invito ad offrire e quindi non certamente una proposta rivolta ad una generalità di persone, no? È un invito ad offrire e un invito a partecipare ad una procedura a cui naturalmente possono partecipare esclusivamente dei soggetti che hanno determinate caratteristiche, requisiti, sia sotto il profilo, diciamo, della moralità professionale, come sapete, sia sotto il profilo soggettivo, e che hanno anche dei requisiti di carattere tecnico per i quali possono poi successivamente effettivamente eseguire i lavori se si tratta di appalto di lavori. Prima di entrare diciamo nella specificazione, nella definizione precisa del bando di gara, non bisogna dimenticare tutto quello che è attorno, diciamo, al bando, no? E quindi ha questa modalità attraverso cui la pubblica amministrazione comunica la sua intenzione di voler contrattare con un soggetto esterno. Ecco, il riferimento è alle consultazioni di mercato. Le consultazioni di mercato sono un istituto che è stato introdotto per la prima volta nel codice attualmente in vigore. In passato era previsto, perlomeno nella direttiva del 2004, la numero 18, non tanto la consultazione di mercato quanto il dialogo tecnico, che è un istituto che ha caratteristiche similari. Cioè, in buona sostanza, da che cosa si parte per individuare le consultazioni di mercato? Si parte dall'idea che la pubblica amministrazione abbia la cosiddetta, ormai nota, asimmetria informativa rispetto invece al pubblico degli operatori, ossia non abbia tutte le conoscenze, il know-how, non abbia in realtà magari quelle particolari competenze per poter affrontare un appalto che ha determinate caratteristiche di complessità. Pensate ad esempio ad un appalto in cui vi è la necessità di realizzare un impianto tecnologico particolarmente complesso e in cui è necessario naturalmente acquisire delle nozioni che la pubblica amministrazione non necessariamente deve possedere al suo interno. Scusate. Allora, in questo caso evidentemente le conoscenze di cui ha bisogno la pubblica amministrazione sono delle conoscenze che non sono all'interno del suo apparato ed è necessario che le acquisisca al di fuori, all'esterno e quindi nell'ambito del mercato.
Ecco perché c'è la necessità di acquisirle attraverso delle consultazioni che possono consentire di superare questo gap di informazioni. È attraverso le consultazioni di mercato che la pubblica amministrazione può acquisire quei documenti o magari quei pareri che sono necessari per poi avere tutti gli elementi per fare una valutazione corretta nell'ambito della procedura rispetto alle offerte. Quindi quegli elementi che mancano possono essere acquisiti attraverso le consultazioni di mercato. Le consultazioni di mercato sono previste dall'articolo 66 del Codice dei Contratti Pubblici. È un momento preliminare all'indizione della gara e diciamo ci sono dei limiti che sono indicati in neretto nella slide che potete vedere. Occorre che queste indagini vengano svolte nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. Questi sono dei principi che conoscete molto bene perché sono immanenti alla disciplina degli appalti, non richiedono particolari spiegazioni. Voi sapete che gli appalti di lavori, gli appalti di servizi e forniture pubblici sono in realtà sotto l'occhio vigile della Commissione europea e quindi delle istituzioni europee, anche della Corte di Giustizia, proprio perché sotto il profilo, diciamo, della disciplina, partendo dal trattato istitutivo della stessa Unione, i principi di concorrenza sono dei principi pervasivi che soprattutto nell'ambito degli appalti hanno ormai assunto, diciamo, una connotazione molto rilevante, no? E quindi il principio della concorrenza è uno dei principi a cui bisogna sempre fare riferimento nell'ambito degli appalti pubblici, perché il principio di concorrenza non può mai essere pretermesso. Anche quando parliamo di appalti sotto soglia, il principio di concorrenza comunque deve essere tenuto nella massima considerazione ed è uno dei principi su cui si regge tutto il sistema degli appalti pubblici. Il principio della non discriminazione è un principio che è complementare rispetto a quello della concorrenza, quindi non ci possono essere delle situazioni in cui c'è un soggetto che presenta delle caratteristiche similari e che viene discriminato rispetto ad un altro soggetto. Quindi naturalmente il principio di non discriminazione è l'inverso del principio di uguaglianza, non ci può essere disparità di trattamento sotto questo profilo e quindi è complementare rispetto al principio di concorrenza. Il principio di trasparenza è anch'esso, diciamo, a sostegno del principio di concorrenza, perché è attraverso la trasparenza che naturalmente è possibile individuare se ci sono delle situazioni di discriminazione oppure di violazione della concorrenza stessa. Ecco perché la trasparenza, che tra l'altro si attua attraverso la pubblicazione, no? La pubblicazione, ossia rendere mettere a conoscenza tutto il pubblico dei soggetti interessati della procedura che è in corso, per evitare appunto che ci sia qualcuno che non sappia che in quel momento è la pubblica amministrazione è in procinto di indire una gara pubblica, no? Ecco. Quindi, diciamo, questi sono i principi che non devono mai essere diciamo messi in discussione nel momento in cui si avvia una consultazione di mercato. Ma a questo punto qual è il tallone d'Achille di questo istituto? Perché questo istituto presenta delle difficoltà? Delle difficoltà non tanto applicative, perché rispetto al dialogo tecnico è un po' meno complicato, ma le difficoltà applicative derivano dal fatto che qui francamente non si intravede un interesse per l'operatore. Per quale motivo l'operatore privato, il soggetto che opera nel mercato, ha un interesse a fornire quelle informazioni che la pubblica amministrazione richiede, visto che comunque non ne trae alcun vantaggio, o perlomeno potrebbe trarne un vantaggio nel momento in cui partecipa alla gara, ma in un momento preliminare potrebbe addirittura accadere il contrario, ossia che avvantaggia i suoi diretti concorrenti, perché fornisce quelle informazioni che magari gli altri concorrenti non hanno nella loro disponibilità.
perché ci sono delle imprese ad esempio che hanno un bagaglio tecnico che altre imprese non hanno, e quindi ci potrebbero essere delle situazioni in cui qualcuno come un parassita, no? Si insinua all'interno della consultazione di mercato, carpisce quelle informazioni e quelle nozioni che non conosce, se ne appropria, poi partecipa alla gara e addirittura magari risulta vincitore, no? E quindi sotto questo profilo, naturalmente, non essendoci la possibilità di creare una situazione in cui queste informazioni sono preservate, perché dobbiamo rispettare il principio, diciamo, di pubblicità e di trasparenza, no? Quindi bisogna stare molto attenti sotto questo profilo a evitare che qualcuno partecipi e sappia più di altri, ma nello stesso tempo bisogna anche tutelare queste informazioni che potrebbero essere riservate, e in questo sta la complicazione delle consultazioni di mercato, no? Come potete ben capire. Vi è anche un'altra complicazione: lo stesso codice prevede che nel momento in cui i principi della concorrenza e i principi della non discriminazione non possano essere preservati, è prevista la possibilità che l'operatore possa anche essere escluso, no? Quindi nel momento in cui l'operatore che in qualche modo ha partecipato all'indagine di mercato non possa partecipare alla gara perché partecipando avrebbe una situazione privilegiata rispetto agli altri operatori, allora in quel caso c'è addirittura la possibilità che possa essere escluso. Ecco le ragioni per cui in realtà si tratta di un istituto che richiede una particolare attenzione e soprattutto non ha, sotto il profilo degli incentivi per gli operatori, una così immediata percezione di praticabilità, no? Perché io devo favorire i miei concorrenti, no? Direbbe l'homus economico. È chiaro che questa situazione deve essere considerata. Passiamo invece all'avviso di preinformazione. Ecco, l'avviso di preinformazione è un onere che le pubbliche amministrazioni devono assolvere entro una data precisa, entro il 31 dicembre di ogni anno, e quindi devono praticamente comunicare, sempre con le forme di pubblicità che sono previste, l'intenzione di bandire per l'anno successivo gli appalti che, attenzione, sono stati oggetto della programmazione. Abbiamo già trattato nel corso delle precedenti lezioni l'aspetto della programmazione, e naturalmente di quei lavori, di quei servizi che si intende acquisire, no? E che sono indicati nella programmazione triennale e biennale, ebbene di quelli bisogna parlare, sono quelli che naturalmente devono essere indicati nell'avviso di preinformazione. Naturalmente sto parlando di quelli che devono essere indetti nell'anno successivo, Qui è inutile che andiamo a vedere l'allegato 14, ci sono delle indicazioni che obbligatoriamente devono essere contenute nell'avviso di preinformazione, c'è il richiamo all'allegato, quindi bisognerà andare naturalmente a verificare quell'elencazione. Però c'è un aspetto importante, anche qui indicato in grassetto. Per le procedure ristrette, le procedure competitive con la negoziazione, quindi stiamo parlando di procedure in cui il bando a questo punto può essere omesso, no? Quindi procedure ristrette e procedure negoziate senza la previa pubblicazione del bando, ebbene l'avviso di preinformazione in realtà sostituisce il bando stesso, no? Quindi in buona sostanza è con l'avviso di preinformazione che la pubblica amministrazione dà quelle indicazioni che avrebbe dovuto inserire nel bando di gara e che invece vengono assolte attraverso l'avviso di preinformazione, no? Quindi si tratta in sostanza di una semplificazione sotto questo profilo, perché basterà per queste tipologie di procedure pubblicare l'avviso di preinformazione e non sarà più necessario pubblicare il bando. Poi naturalmente ci saranno gli avvisi per gli inviti, e saranno poi gli avvisi per gli inviti che dovranno avere quei contenuti minimi essenziali per poter poi svolgere comunque la procedura negoziata, no? Però in ogni caso non c'è più l'obbligo di pubblicare il bando. Adesso passiamo a un argomento che precede la pubblicazione del bando, ossia la cosiddetta delibera
a contrattare. In realtà il codice parla di delibera a contrarre. Ecco, però francamente io nella lingua italiana per contrarre intendo un'altra cosa, no? Cioè il significato di contrarre rimanda ad altri aspetti. C'è anche naturalmente la definizione che fa riferimento alla negoziazione, però francamente per me è preferibile parlare di delibera a contrattare, non tanto a contrarre, perché contrarre francamente mi sembra che non sia appropriato come verbo, seppure il codice parli di delibera a contrarre. Ma anche delibera non è corretto, ecco perché è inserito tra le virgolette, perché come sappiamo, no, con l'assunzione di responsabilità da parte dei dirigenti o del responsabile del procedimento non ci sarà una delibera ma una determina a contrattare. In ogni caso l'articolo 32,2 del decreto legislativo prevede che prima dell'avvio delle gare le stazioni appaltanti decretino o determinino, quindi effettivamente qui c'è riferimento al decreto per le amministrazioni centrali oppure alla determina per le amministrazioni che non sono le amministrazioni centrali, di contrarre inserendo nella delibera gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Ecco, vedete, lì sotto ci sono dei numerini in eretto, documento 1 e 2. Adesso facciamo un esperimento, nel senso che rispetto alle slide ci sono degli allegati, no? E quindi vediamo se riusciamo a uscire dalla presentazione rapidamente e a vedere gli allegati. Perché sono interessanti gli allegati? Perché sono innanzitutto delle determine a contrattare dell'ANAC, quindi l'ANAC fa una determina a contrattare per acquisire dei beni o dei servizi sul mercato, chi meglio di ANAC naturalmente ci può fornire quelle indicazioni per capire come deve essere fatta questa delibera, no? Perché se sbaglia ANAC allora possiamo sbagliare tutti, no? Allora andiamo a vedere la prima. Ecco. Vediamo di ingrandirla un attimo, ad esempio visualizzando per intero. Eccoci qua. Allora, vedete come si compone, no? Una determina a contrattare del segretario generale dell'autorità, quindi la citazione naturalmente d'obbligo al decreto legislativo 50/2016. Poi il secondo capoverso, visto il regolamento per la disciplina dei contratti, quindi il regolamento interno di ANAC, quindi se un ente ha un regolamento che riguarda la disciplina dei contratti pubblici, naturalmente deve fare riferimento al suo regolamento. Qui fa riferimento alle condizioni generali di contratto per Consip, in riferimento alle telecomunicazioni, quindi sarà una procedura che sarà indetta e eseguita tramite Consip. Poi qui c'è un riferimento all'utilizzo di uno strumento, la VCPass, e vabbè, a noi francamente non interessa in questo momento. Anche il capoverso successivo fa riferimento a questo strumento. Poi dice, considerato che l'ambiente di produzione dell'autorità è basato su server, quindi c'è una breve descrizione della necessità che ha la pubblica amministrazione per l'acquisizione di questi beni strumentali. Poi il contratto precedentemente stipulato relativo al rinnovo delle licenze, quindi in realtà stiamo parlando di un software. Vista la nota, tenuto conto che il Consiglio dell'autorità ha approvato la predetta proposta d'acquisto, vista la programmazione degli acquisti, quindi richiamo alla programmazione, no, di cui parlavamo prima, accertata che la disponibilità finanziaria, ecco un altro elemento importante, naturalmente bisogna fare riferimento anche alla disponibilità finanziaria dell'ente, no? Quindi disponibilità finanziaria, riferimento al capitolo del bilancio,
Poi dispone l'espletamento di apposita richiesta di offerta, quindi attraverso la procedura telematica, per il rinnovo di 68 licenze. L'importo, come vedete, è al di sopra dei 40.000 euro, stiamo parlando di 148.000 euro, spesa complessiva poi con l'IVA di 180.000, e quindi si conclude, no? Questo, diciamo, è il contenuto di una determina a contrattare che riguarda appunto acquisti che sono superiori ai 40.000 euro. Ma vediamone anche un'altra, sempre di ANAC. Ecco, anche questa, anche qua ingrandiamo, quindi riferimento al codice dei contratti, il riferimento al regolamento, poi un appunto del segretario generale con il quale l'ufficio gare logistica ha evidenziato la necessità, al fine di salvaguardare la conservazione di 34 tappeti di proprietà di ANAC, di procedere al relativo lavaggio, rivolgendosi a una ditta specializzata, no? Quindi in sostanza qui stiamo parlando di un servizio, lavaggio dei tappeti. No, scusate, adesso l'argomento è anche, diciamo, ci fa un po' sorridere, però è interessante capire quali sono i passaggi, no? Sotto il profilo della motivazione, perché poi quando si fa una delibera a contrattare, una determina a contrattare, naturalmente e dobbiamo anche noi seguire dei passaggi logici, no? Adesso l'argomento ci fa sorridere, però seguiamoli con attenzione, no? Tenuto conto che nell'appunto di cui sopra è stato proposto di procedere preventivamente al lavaggio a titolo di prova di un tappeto per verificare l'idoneità del trattamento, considerato che attraverso una ricerca effettuata su internet è stata individuata per l'affidamento del lavaggio di prova la ditta Farzollah Babel, specializzata nel settore, dotata di macchinari richiesti, quindi è stata eseguita una prova sulla richiesta, sulla scorta di una ricerca effettuata su internet. Visto l'esito positivo del lavaggio, quindi prima si chiede il lavaggio di un tappeto. Se il tappeto viene lavato bene, allora c'è un esito positivo, quindi possiamo procedere, no? Quindi, visto l'esito positivo del lavaggio numero un tappeto, effettuato dalla ditta, con pagamento per cassa economale, considerata la necessità di procedere al lavaggio dei restanti 33 tappeti, tenuto conto che attraverso un'indagine effettuata su internet è stato determinato un prezzo di mercato per il lavaggio pari a 14 euro al metro quadro, quindi andiamo a vedere i prezzi prima di tutto, visto il preventivo di spesa per un totale di 3.000 oltre IVA, presentato sempre da questa ditta, considerato che il progetto preventivo è in linea con il prezzo di mercato acquisito tramite internet, accertate la disponibilità finanziaria, eccetera, eccetera, e quindi la determina a contrarre per questo servizio di lavaggio dei tappeti. Ecco, io dico, qui stiamo parlando in realtà di importi minimali e questi passaggi, lo dico con tutta franchezza, ce li saremmo potuti evitare. Cioè, francamente, che si debba fare una determina, voi capite bene, no? Per fare questi passaggi, a me sembra del tutto inutile, però bisogna prenderne atto, bisogna tenerne conto, e questi sono passaggi alla fine che sotto un certo profilo giustificano la modalità attraverso cui abbiamo acquistato il servizio, no? Però tenetene conto, perché questa è una determina di ANAC, quindi naturalmente se ANAC fa così significa che a questo punto siamo a prova di controllore, no? Visto il ruolo che ANAC ha assunto nel corso. Prego. C'è solo un solo tipo di lavaggio e quindi uno che è solo un tipo di lavaggio. Guardate, adesso. Ecco. Prima cosa, il perseguire di queste unità di misura sbagliate, anche lì c'è scritto sempre MQ, invece non c'è MQ, ma deve essere MQ. Sì, certo. Vabbè. Certo. Adesso noi possiamo muovere
un sacco di rilievi, no? Rispetto alla procedura che viene utilizzata, chi ha detto che attraverso internet uno davvero riesce a ottenere un prezzo di mercato, chi lo dice? Cioè, in realtà i prezzi di mercato si formulano contattando una serie, un numero di operatori, no? Io contatto 5 soggetti che si occupano del lavaggio dei tappeti, vi faccio mandare i preventivi e verifico esattamente qual è il prezzo di mercato, no? Perché io in internet come faccio? Cioè, può anche essere che abbiano fatto così, però lì non è spiegato, no? Ecco, quindi noi possiamo sollevare dei rilievi, no? Possiamo sollevare dei rilievi rispetto alla modalità di procedura. Però francamente qui il problema è che si sta davvero andando alla ricerca di tutta una serie di complicazioni che non sono utili, non servono a nessuno. Cioè, voglio dire, qui è un acquisto tutto sommato minimale, no? Sarà il responsabile del procedimento che naturalmente si assumerà di dover poi dare le spiegazioni sulle modalità attraverso cui ha fatto questo acquisto, no? Magari sarà lui che poi conserverà la documentazione, chiederà i preventivi, poi quando sarà in grado di dimostrare che ha seguito il prezzo di mercato la questione finisce lì, no? Non c'è bisogno di scrivere tutta una serie di cose che poi francamente, come vedete, mostrano anche il fianco ad una serie di rilievi, ecco. Quindi però ecco, noi dobbiamo fare il conto con un sistema che purtroppo per certi versi sta andando verso delle difficoltà aggiuntive, no? Invece che semplificare aggiunge difficoltà. Però io non voglio assolutamente con questo introdurre un discorso di disfattismo o un discorso in cui si dice quello che c'era prima è sempre meglio di quello che è arrivato dopo, no? Perché altrimenti non risolviamo mai le problematiche. Bisogna dire che questo codice è partito con delle premesse importanti. Questo codice aveva delle premesse di semplificazione, basta andare a leggere tutto il dibattito che c'è stato prima con la legge delega, no? La possibilità di introdurre una diversa regolazione nella materia degli appalti, no? Quindi non solo un codice ma anche la cosiddetta soft regulation, no? Che avete già affrontato nelle lezioni precedenti, no? Quindi le premesse erano davvero importanti. Adesso però il problema è che nella fase di costruzione della soft regulation non stiamo andando secondo le premesse, perché in realtà il fatto di voler semplificare attraverso una regolazione leggera e quindi diminuendo le regole, aumentando le migliori pratiche, è sicuramente un intento positivo, no? Quindi questo codice in sé ha dei principi che non possiamo non dire che siano assolutamente importanti e positivi per il futuro. Il problema è poi come questi principi vengono effettivamente declinati, no? Se si va attraverso una complicazione, una rigidità, una sfiducia poi nei confronti degli operatori, che posso capire, perché voi sapete anche stamattina ci sono dei fatti di cronaca molto gravi, no? Rispetto alla corruzione, non so se avete sentito aspetti che coinvolgono esponenti politici di primo piano e che riguardano sempre purtroppo la materia degli appalti. Ebbene, ogni volta noi abbiamo a che fare con questo allarme sociale continuato e quindi capisco che alla fine ci sia l'idea che si debba comunque avere delle procedure automatiche dove uno schiaccia un bottone e viene il responso. Però questa non solo è un'illusione, ma in realtà è una conclusione approssimativa, perché nelle tematiche complesse degli appalti non c'è un'unica soluzione, ce ne sono tante e ogni volta vanno ponderate. Non possiamo pensare che manchino le teste che pensano, altrimenti il problema è che non risolviamo dei problemi che purtroppo sono sempre lì e ci spingono a continuare a modificare le norme. Però forse modificare le norme non risolve le situazioni. Ritorniamo al nostro bando. Quindi abbiamo visto la delibera a contrattare. Ecco, un altro aspetto che occorre sottolineare è che la delibera a contrattare è un atto endoprocedimentale. No? Cosa significa? Significa innanzitutto che non ha una rilevanza esterna, e questo vale anche per chi pensa che in qualche modo la delibera a contrattare possa essere impugnata. La delibera a contrattare non può essere impugnata perché non c'è alcun interesse giuridicamente rilevante che giustifichi l'impugnazione, trattandosi di un atto endoprocedimentale.
Quindi bisognerà naturalmente impugnare poi successivamente il bando oppure la procedura di gara, gli atti che riguardano la procedura di gara. Fino a che è pubblicata la sola delibera a contrattare, trattandosi appunto di un atto endoprocedimentale che non ha una rilevanza esterna, non c'è un interesse per poter ricorrere, no? Sapete che poter ricorrere in giudizio occorre avere un interesse giuridicamente rilevante. Allora, quindi è un atto endoprocedimentale inidoneo a fondare in capo terzi posizioni di interesse qualificato, come vi dicevo, il cui scopo è rintracciabile nella corretta assunzione di impegni di spesa. Ecco, quindi qui è un aspetto collegato al bilancio della pubblica amministrazione, no? Quindi con la delibera contrattare io vado a verificare se effettivamente io ho le disponibilità in bilancio per poter affrontare la spesa che deriva dall'acquisto o dall'esecuzione delle opere. Quindi nell'ambito del controllo e della gestione delle risorse finanziarie dell'ente pubblico, esaurendo gli effetti nell'ambito interno dell'amministrazione stessa. Lì c'è la citazione di una sentenza del TAR Campania che ho preso come esempio e che si riferiva proprio ad un'impugnazione relativa a una delibera contrattare in cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile proprio perché non è stato rinvenuto un interesse giuridicamente rilevante. Ritorniamo al nostro argomento centrale, lo scopo del bando, possiamo enunciarlo in 4 punti. Quindi qual è lo scopo? Comunicare ai possibili contraenti l'intenzione di stipulare un contratto, e l'abbiamo già detto, stabilire le regole del procedimento di scelta dell'operatore, garantire la par condicio dei concorrenti e l'efficacia massima della gara. Questi sono aspetti che c'erano prima ancora che fossero introdotti anche nel nostro ordinamento i principi di diritto europeo. La par condicio è sempre esistita, sappiamo già sin dalle leggi della contabilità pubblica, stiamo parlando degli anni 20 del secolo scorso, no? Quindi erano dei principi già presenti nel nostro ordinamento e che vengono ribaditi, quindi la par condicio e l'efficacia della gara nell'interesse della pubblica amministrazione. Poi sollecitare gli interessati a formulare le proprie offerte. Questi sono gli scopi che il bando si propone. Qual è il contenuto del bando? Allora, qui ho indicato solo alcuni aspetti, naturalmente. Poi dopo, come vedremo, anche per il bando c'è un allegato al codice dei contratti pubblici a cui fare esplicito riferimento, che contiene tutte le indicazioni che devono essere presenti nel bando. Quindi adesso faccio una breve elencazione di quegli aspetti fondamentali che non possono assolutamente essere pretermessi, quindi l'autorità, la sede e le clausole ordinatorie della procedura, no? Quindi l'indicazione del luogo, del tempo, i modi e i termini. Individuazione e quantificazione delle prestazioni che si chiede, che vengano offerte. La modalità di esecuzione e di pagamento. I criteri di aggiudicazione. Quindi, se stiamo parlando del criterio del minor prezzo o del prezzo più basso, il prezzo a base della gara, oppure, nel caso ormai divenuto il principio di carattere generale, ossia il criterio di carattere generale utilizzare l'offerta economicamente più vantaggiosa, allora dobbiamo indicare i criteri e i pesi ponderali ai fini della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la modalità attraverso cui le offerte devono essere effettivamente espletate. Poi devono essere indicati i requisiti e obblighi dei partecipanti. Il bando deve contenere gli elementi indicati nelle disposizioni del codice, articolo 71 del codice dei contratti pubblici. E poi, come vi riferivo appunto, l'allegato 14, parte 1, lettera C, nonché i criteri di sostenibilità energetica e ambientale indicati all'articolo 34. Ecco, anche qui c'è l'indicazione, documento 3 è il riferimento all'allegato, però forse non è il caso perché altrimenti ci dilunghiamo troppo e non riusciamo ad arrivare alla conclusione della lezione. Ci interessa però soffermarci sui criteri di sostenibilità energetica ed ambientale.
perché questi diventano un aspetto importante che deve essere tenuto in considerazione nel momento della predisposizione del bando. E a che cosa si fa riferimento? Stiamo parlando dei criteri ambientali minimi. Criteri ambientali minimi che sono adottati in attuazione del piano di azione nazionale e che vanno inseriti appunto nel bando e tenuti in considerazione anche ai fini della valutazione dell'offerta, no? Quindi a questo punto bisognerà attribuire dei punteggi in riferimento ai criteri ambientali minimi che consentiranno quindi a chi li inserisce di poter fruire di un punteggio più alto, no? E quindi chi effettivamente rispetterà questi criteri e lo farà con le modalità più opportune avrà un vantaggio rispetto agli altri concorrenti. Ma questi criteri ambientali minimi dove li troviamo? Sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto e volti a individuare la soluzione progettuale, prodotto o il servizio migliore sotto profilo ambientale. Lo troviamo sul sito del Ministero degli Ambienti, quindi lì troveremo tutti i riferimenti rispetto ai criteri ambientali minimi. Ecco, poi c'è un altro aspetto che riguarda le cosiddette clausole sociali, di cui certamente avrete sentito parlare. Riguarda soltanto dei casi particolari, ossia affidamenti di contratti di concessione di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale. Quindi andiamo verso questa tipologia, con un costo della manodopera pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto. Allora, in questi casi, l'articolo 50 del codice ha riconosciuto alle stazioni appaltanti la possibilità, non l'obbligo, di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole sociali. Sono quelle clausole che sono rivolte a promuovere la stabilità occupazionale, no? Pensate, nel momento in cui ci sono degli appalti di servizi in cui c'è una rilevanza della manodopera, i servizi di pulizia, il fatto che ci siano delle clausole che consentano di mantenere il posto di lavoro a coloro che erano impegnati nel precedente appalto sotto profilo lavorativo, può attribuire un punteggio premiale, no? Ecco, quindi l'inserimento di queste clausole sociali è previsto proprio per la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo che l'aggiudicatario applichi i contratti collettivi di settore. Quindi anche i contratti collettivi di settore non possono essere pretermessi se si inseriscono le clausole sociali. C'è un limite, e qui è un limite che incontriamo, abbiamo già incontrato e incontreremo di nuovo, e che naturalmente, come dicevo, si riferisce a quei principi pervasivi nella materia degli appalti, ossia parità di trattamento, non discriminazione, stiamo sempre parlando a questo punto della concorrenza, trasparenza e proporzionalità, ossia io non posso inserire delle clausole che in qualche modo vadano ad incidere su questi principi. Quindi io non posso inserire delle clausole sociali che siano discriminatorie nei confronti di alcuni operatori e quindi magari confezionarle in modo che soltanto alcuni possano effettivamente partecipare all'appalto. Non posso discriminare determinate situazioni. Naturalmente la trasparenza è un principio che non ha bisogno di alcuna spiegazione e quindi naturalmente qui il caso è riferito a quelle situazioni in cui io devo necessariamente mettere a conoscenza di tutti i passaggi i soggetti partecipanti, e poi il principio di proporzionalità. Anche il principio di proporzionalità è un principio molto importante, non soltanto nell'ambito degli appalti, in tutto il diritto amministrativo. Scusate. Il principio di proporzionalità è un principio che richiama innanzitutto la dottrina tedesca della fine dell'Ottocento, no? E viene sintetizzato con quella famosa proposizione che non bisogna sparare ai passeri con il cannone, in buona sostanza, no? Credo che sia stato enunciato da un giurista tedesco
che faceva riferimento alle operazioni di polizia, no? Il Flyner, se non erro. Ebbene, il principio di proporzionalità, come capite da questo esempio davvero chiarificante, impone che l'amministrazione non possa richiedere un procedimento inutilmente complicato che in realtà serve soltanto a creare negli operatori delle difficoltà aggiuntive, che però per le finalità dell'appalto non servono. No? Quindi in buona sostanza il principio di proporzionalità è un principio importante di tutto il diritto amministrativo, ma che è richiamato anche nella disciplina degli appalti, il che significa che io non posso inserire delle clausole sociali che complicano terribilmente l'offerta degli operatori senza che queste clausole naturalmente abbiano una finalità esplicita e chiara, no? Quindi introdurre delle particolari procedure di assunzione che richiedano delle caratteristiche in capo ai lavoratori che devono essere definite o determinate. Ecco, il fatto di inserire tutta una serie di requisiti non richiesti per le finalità dell'espletamento dell'appalto può comportare la violazione del principio di proporzionalità. Dopo aver chiarito lo scopo e il contenuto del bando, vediamo un po' l'aspetto più propriamente del giurista, ossia la natura giuridica del bando, no? Prima lo accennavo, forse appena abbiamo iniziato il nostro discorso, vi è una tesi privatistica, appunto si tratterebbe di un'offerta al pubblico o meglio di un invito ad offrire, ma non una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1336, perché non ne avrebbe le caratteristiche. Questa è una tesi che è stata sostenuta tra l'altro da un eminente studioso, Giannini, appunto, che rispetto al bando aveva una sua indicazione precisa, ossia che si trattasse in realtà di uno strumento aventi proprio la natura privatistica. Vi è poi una tesi pubblicistica che è la tesi prevalente, che è riconosciuta anche dalla giurisprudenza, ovvero il bando di gara costituisce una dichiarazione di volontà e rientra tra i provvedimenti amministrativi di carattere generale a contenuto prescrittivo o normativo, ma non è, ecco, per questo un regolamento. Perché faccio questa precisazione? Perché gli atti a carattere generale sono degli atti che hanno delle caratteristiche simili al regolamento, ma non costituiscono fonti del diritto. Il regolamento è una fonte, entra nella gerarchia delle fonti, come sapete. Invece il bando non ci può entrare, perché non è un regolamento. E come si fa allora a questo punto a specificare, a definire un atto a contenuto generale e a distinguerlo rispetto al regolamento? Beh, ci sono dei parametri che utilizzano i giuristi e che possono essere facilmente individuati. Innanzitutto il regolamento deve avere un contenuto innovativo e quindi deve disciplinare una serie di situazioni che si possono verificare nel futuro e che verranno appunto disciplinate dal regolamento. Invece l'atto a contenuto generale non ha questa caratteristica. Nel nostro caso il bando si riferisce solo a una serie determinata di partecipanti e per un'unica finalità che riguarda appunto l'espletamento di una procedura d'evidenza pubblica. Non ci sarà una serie di casi successivi, nuovi, che saranno disciplinati da quel bando, che esaurisce quindi la sua funzione proprio nell'espletamento della gara. Ci troviamo quindi di fronte ad una distinzione che mi pare piuttosto chiara, poi semmai se ci sono dei dubbi vediamo di risolverli. Quindi c'è però un contenuto prescrittivo, il che significa che il bando obbliga, impone degli oneri, ma non soltanto, diciamo, ai soggetti che vi partecipano, soprattutto alla pubblica amministrazione. Perché? Perché appunto, come dicevamo, c'è un contenuto precettivo o normativo. Tanto è vero che spesso il bando viene definito come una lex specialis. Ecco, naturalmente non bisogna intendere questa nozione come se si trattasse, come dicevamo prima, di un regolamento o comunque di un atto normativo, no?
ma per l'ex specialis si intende in realtà una situazione di fatto in cui i soggetti, la pubblica amministrazione e gli operatori che partecipano, sono soggetti a delle norme inderogabili, che non possono essere derogate. Una volta stabilita la norma della procedura, questa norma deve essere mantenuta, non può più essere modificata. E quindi si intende l'ex specialis perché si fa riferimento alla caratteristica di autoritatività del provvedimento. Quindi le regole sono stabilite e devono essere osservate, come dicevo appunto, sia da parte dell'amministrazione che le ha poste, sia da parte di coloro a cui sono dirette nel corso dell'intera procedura. Vediamo un po' di giurisprudenza su questo punto. Mi sembra interessante. Allora, il Consiglio di Stato, in riferimento al bando di gara, cosa dice? Leggiamo la parte evidenziata, quindi fa riferimento ad un orientamento consolidato, ecco perché viene citata questa sentenza, tra l'altro presa dal sito Sentenza Appalti, come vedete. In tema di interpretazione delle clausole della lex specialis, ritiene che esse vincolino tanto i concorrenti quanto la stazione appaltante, in capo alla quale non sussiste alcun margine di discrezionalità per la loro concreta attuazione. In effetti, essa non potrebbe disapplicare tali regole, nemmeno qualora risultino formulate in modo inopportuno o incongruo, potendo in tal caso al più ricorrere all'autotutela annullando il bando di gara. Quindi capite la forza e la vincolatività del bando, che impone alla stessa amministrazione che ha posto le regole di rispettarle. Questo è un aspetto molto importante su cui bisogna porre la necessaria attenzione. Cioè, la pubblica amministrazione magari potrebbe essere indotta a pensare che, trattandosi di regole che sono state poste dalla stessa amministrazione, ebbene sia in grado di cambiarle. Non è così. La stessa amministrazione deve rispettare queste regole. Attenzione, perché questo si verifica anche nel caso in cui vi siano delle modifiche normative e il bando richiami una norma che sia stata superata da una norma successiva. Ebbene, quella norma superata deve comunque essere applicata, a meno che non si tratti di una norma imperativa. Allora, in quel caso, il bando potrebbe essere integrato. Diversamente, non è possibile superare la normazione a cui fa riferimento lo stesso bando. E su questo ci sono anche tutta una serie di pronunce da parte della giurisprudenza, no? Il che significa che non va mai sottovalutata la portata del bando, perché l'amministrazione, una volta che l'ha costruito, adesso si deve attenere e non può pensare di poterlo modificare solo perché l'ha costruito lei. Questo è il concetto su cui bisogna porre la massima attenzione. Ecco, anche qui c'è un documento, è la sentenza integrale, che però non andiamo a vedere. Quando vi sarà la disponibilità del materiale, naturalmente troverete anche il riferimento alla sentenza integrale del Consiglio di Stato, che appunto ha esplicitato questa massima. Ma vediamo, diciamo, nella costruzione del nostro bando, qual è il ruolo che svolge l'Autorità Nazionale Anticorruzione, no? Ecco, qui ritorniamo a quel profilo di soft law, soft regulation, chiamatela come volete, come ritenete, a cui è chiamata l'autorità nazionale anticorruzione, no? Quindi una sorta di attività di aiuto alla pubblica amministrazione che serve per omogeneizzare i contenuti del bando, creare dei modelli che possano essere poi utilizzati per tutta una serie indefinita di negoziazioni. Il ruolo di ANAC è disciplinato dall'articolo 71 del Codice dei Contratti Pubblici. Ecco, che cosa possiamo dire su questo? Possiamo dire innanzitutto che per ora sono stati pubblicati esclusivamente due tipologie di bando,
poi magari andiamo a vederli un attimo, perché sono allegati appunto a questa slide i documenti 5 e 6. Però teniamo presente che il bando in ogni caso ha un contenuto che obbliga la pubblica amministrazione. E qui ecco che c'è questo svuotamento progressivo della discrezionalità, no, da parte della stazione appaltante, perché se io devo comunque applicare il modello e devo farlo integralmente, almeno nelle parti che sono quelle essenziali del bando. Se io dovessi derogare queste parti, allora a quel punto devo indicare la motivazione per cui intendo disattendere le indicazioni contenute nel bando tipo e seguire una via diversa. Quindi c'è un onere motivazionale, il che significa che non è come per le linee guida vincolanti che impongono alla stazione appaltante, no, di applicarle comunque. La stazione appaltante conserva la possibilità di applicare delle clausole che siano difformi rispetto al bando tipo, però sorge un onere di precisa e adeguata motivazione, no? Quindi capite che per gli operatori, insomma, diventa anche abbastanza difficoltoso, ma non è un ostacolo insuperabile, anche perché ci possono essere delle necessità che, se si giustificano e se ben motivate, possono anche comportare delle deroghe, soprattutto in funzione di un migliore svolgimento della procedura, o soprattutto quando si tratta di questioni che hanno una loro complessità e che richiedono una diversità di trattamento, allora a questo punto è possibile derogare. L'importante, naturalmente, come dicevo, è assolvere l'onere motivazionale. Ci sono invece delle clausole che possono essere derogate, e per quello non c'è da assolvere alcun onere di motivazione. Sono quelle che sono indicate nello stesso bando tipo, ci sono delle clausole accessorie che la pubblica amministrazione può scegliere liberamente di modificare, di inserire o di togliere. In quel caso non bisogna motivare la ragione per cui le si è modificate. Allora, come vi dicevo, attualmente sono stati pubblicati il bando tipo numero 1. Qui è una procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici e servizi e forniture nei settori ordinari sopra la soglia comunitaria, e la numero 2, una procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. Vediamo brevemente se riusciamo a dare un'occhiata, ma giusto per soddisfare la curiosità. Bando tipo numero 1, quindi sono recentissimi. Questo è lo schema di disciplinare di gara, procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria. Ecco, attenzione, perché c'è una precisazione rispetto a questa, a questo bando tipo, che non si applica in relazione ai servizi sociali e sanitari. Ecco, come vedete, qui c'è tutto l'elenco, diciamo, del contenuto, quindi l'ambito di applicazione e istruzione della compilazione, informazioni da riportare in base alle esigenze, ipotesi alternative. Queste sono le parti che si possono inserire o non inserire, e quindi non c'è bisogno di motivare la ragione per cui le si inseriscono oppure non le si inseriscono. Poi ci sono le parti vincolanti che invece, nel caso in cui fossero modificate, richiedono una motivazione. E questo è quanto. Allo stesso modo, il bando tipo numero 2, che è recentissimo, credo sia stato pubblicato nel febbraio. Ecco, tenete presente che il bando tipo, così come avviene per le linee guida, sono sottoposte in primo luogo alle consultazioni da parte degli operatori e successivamente ad una valutazione di impatto, no? C'è anche una relazione VIR da parte dell'autorità, l'impatto sulla regolazione. Dopodiché vengono pubblicate e, come prevede l'articolo 71, entrano in vigore
salvo che non sia diversamente disposto dalla stessa autorità, nel termine ordinario di vacatio legis, che come sapete è di 15 giorni, no? Quindi dopo 15 giorni dalla pubblicazione il bando tipo entra in vigore. Ecco, direi di non soffermarci più di tanto. Quindi, come abbiamo visto, ANAC svolge un ruolo importante, proprio perché appunto c'è questo aspetto che riguarda i bandi tipo, e soprattutto c'è l'aspetto dell'onere motivazionale nel momento in cui si intende derogare rispetto ai bandi che sono pubblicati. Quindi, come capite, noi abbiamo a che fare naturalmente con una situazione in cui non possiamo non attribuire l'importanza che richiede, l'attenzione che richiede il bando tipo, no? Che dobbiamo sempre prendere come riferimento e che non dobbiamo seguire alla lettera, ma dobbiamo adeguarlo alle nostre necessità, ma naturalmente con molta attenzione, perché dobbiamo a quel punto esplicitare le ragioni per cui intendiamo in alcune parti disattenderlo, no? Come vedete, anche in questo caso una diminuzione della discrezionalità della stazione appaltante in funzione, si dice, di una omogeneizzazione dei modelli, però come vedete anche qui una forma di sfiducia nei confronti delle stazioni appaltanti, e quindi in realtà creare delle situazioni già predeterminate che evitino che poi si possano creare dei rischi magari sotto il profilo patologico, perché purtroppo noi stiamo sempre discutendo alla fine del profilo patologico che resta sullo sfondo, no? Ecco, adesso dico poche cose su questo aspetto che invece verrà ampiamente trattato nelle relazioni successive, solo per dire che rispetto all'impugnabilità del bando dobbiamo fare i conti con un'ipotesi che ha preso piede man mano e che riguarda l'immediata impugnabilità, che una volta era riferita a quelle previsioni cosiddette escludenti sin dall'origine, ossia ad esempio in riferimento ai requisiti soggettivi che non permettevano all'operatore sin da subito di partecipare alla procedura di gara. Allora vi era un onere di immediata impugnazione, ossia io non potevo posticipare il momento del ricorso alla fase successiva dell'aggiudicazione, ma dovevo impugnare subito il bando perché il bando non mi consentiva di partecipare. E quindi naturalmente questo è legato al termine ristretto che sapete vige nel rito speciale degli appalti, no? Quindi un termine brevissimo entro cui va promosso il ricorso. Ebbene, accanto a queste vicende escludenti, in realtà la giurisprudenza ha posto anche ulteriori difficoltà, e quindi la necessità di impugnazione tempestiva del bando, anche in riferimento a delle situazioni in cui riferimento ad aspetti di carattere procedurale o di carattere economico che in qualche modo non dico impediscano, ma rendano più difficoltosa la partecipazione del soggetto alle procedure di gara. Vedete, lì c'è una elencazione, sono indicate con le lettere, no? Previsione che rendono la partecipazione incongruamente difficoltosa, disposizioni abnormi o irragionevoli, rapporto contrattuale eccessivamente oneroso, gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali, atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione o dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso. No, questa è un'elencazione, poi dopo nel documento 7 c'è la sentenza che richiama, diciamo, fa una sorta di elenco di tutte queste ulteriori condizioni escludenti, e la conclusione che se ne trae è, secondo me, che diventa per la verità molto oneroso individuare da subito quali sono quelle clausole contenute nel bando che non consentano o che consentano, ad esempio, una partecipazione incongruamente difficoltosa. Come si fa a stabilire, no? Capite che qui stiamo facendo riferimento quasi a delle clausole generali, no? Che vanno in realtà individuate di volta in volta e che certo
sotto il profilo della certezza del diritto non fanno un favore agli operatori, no? Ecco, la tendenza in realtà è una tendenza a creare sempre maggiori barriere per evitare che ci siano delle impugnazioni, no? Come vedete, in questo modo sarà poi possibile nel sindacato giurisdizionale stabilire se effettivamente siamo di fronte ad una di queste condizioni impeditive oppure no, ma sempre con un margine di discrezionalità da parte del giudice molto ampia e che a priori non consente una valutazione serena da parte dell'operatore, no, anche perché stiamo parlando di ricorsi in materia di appalti, come sapete, particolarmente difficoltosi, lo sanno bene gli avvocati, lo sanno bene anche le imprese. Le difficoltà sono molte, sono legate anche al contributo unificato che è aumentato, le ragioni, lo sappiamo, sono di carattere deflattivo, si vuole deflazionare il contenzioso in materia di appalti, può essere un'istanza corretta, ma sulle modalità io conservo una serie di perplessità. Io ho terminato, cedo la parola al professor Fazio.